del concetto opposto. E d'altra parte, nulla ci vieta di supporre che i due leader del movimento spartachista potessero perire lo stesso qualche anno dopo in un albergo di Mosca anziché di Berlino, perché a quei tempi purtroppo queste cose erano all'ordine del giorno, erano accettate da tutti. In quello stesso periodo, altri nomi di rilievo nella storia del pensiero spontaneista, soprattutto nella storia del pensiero anarco-comunista, stavano rischiando grosso, perché erano andati a infilarsi proprio nella tana del lupo. Ho letto della coppia Emma Goldman, la coppia americana Emma Goldman, detta Emma la rossa, Red Emma, e Alexander Bergman, che si ritrovarono addirittura a marcare stretto lo stesso Lenin, andando spesso a trovarlo, mettendolo spesso alle corde sul corso effettivo della sua rivoluzione. Un'altra coppia di anarchici americani, Stenia Plaschen e Molly Steiner, che furono espulsi dall'America perché anarco-comunisti, e dopo un po' furono espulsi anche dalla neonata Russia sovietica, dopo aver rischiato di finire addirittura in Siberia. Purtroppo a quei tempi non erano tempi facili. E non si può non parlare del personaggio forse più vicino a Rosa. Parlo del comandante partigiano ucraino Nestor Ivanovich Makhno, che fra il 1918 e il 1921 teneva in scacco sia le armate bianche che l'armata rossa, e nelle campagne ucraine fondava le prime e purtroppo ultime comuni agricole organizzate sul principio dell'anarco-comunismo. La più importante di questa struttura, per sua espressa volontà, si chiamò Rosa Luxemburg, e Makhno si attirò persino qualche critica. Per questo, come leader anarco-comunista, forse il più grosso nome della storia dell'anarco-comunismo, Makhno fu certamente più vicino tra gli esterni al pensiero di Rosa e fu l'unico che ebbe la possibilità anche di concretizzare a suo modo il suo pensiero, e furono spazzate via dagli eventi. Parlavo prima di Emma la Rossa e di Alexander Bergman, fra le altre cose incalzavano Lenin chiedendo proprio di Makhno che so quale fosse stata la sua sorte, e Lenin si guardava bene dal dire loro che aveva sguinzagliato la bellezza di 100.000 uomini sulle sue tracce per catturare, e non gli riusciva di prendere, non gli riuscì mai di prenderlo. Makhno fuggì e finì la sua vita a Parigi. Cosa rimane oggi di Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg? Io voglio produrmi in una risposta provocatoria. Forse Karl e Rosa rivivono oggi, paradossalmente, nei sogni di chi non ne ha mai sentito parlare, ma sa in cuor suo che persone, che figure simili sono esistite e ne auspica il ritorno, non tanto per costruire una nuova rivoluzione, ma almeno per arginare gli angosciosi rigurgiti storici di questi nostri giorni. Ed è con l'augurio di contribuire anche in minima parte a questo che cedo la parola al nostro ospite. Bravo Adriano. Ancora una copia gratuita, che per uno che abita a Genova è una cosa un po' strana, chi lo vuole lo prende, lo metto qua. Sono piccoli quadernini che faccio ogni 6 mesi, li potete trovare in internet. Sotto il mio nome ce ne sono 60 e più oramai su temi vari, per cui se vi servisse qualcosa anche per le idee che il segretario ha della scuola o di altro, prendete a larghe mani, usate come meglio credete, tagliate, ricomponete, insomma non ci sono problemi. Sarà il nostro collaboratore da stasera per questa cultura di scuola. Questo me l'hai promesso. Ma nei miei limiti, per carità, no? In amicizia proprio. No, mi è successa una cosa un po' strana, perché ho scritto un po' di libri in vita mia, facendo l'insegnante a scuola e essendo sempre in formazioni politiche, partiti, rifondazione dal primo giorno e prima di rifondazione per altri 20 anni, dal movimento studentesco alle cose che abbiamo condiviso con il milanese, eccetera. Insomma.
ho scritto due cose sul Partito Comunista degli anni 50-60, molto sul Partito Socialista e alcuni personaggi del Partito Socialista, un libro su Rifondazione sui primi 10 anni, dal 91 al 2002 all'incirca. Rifondare è difficile, che è rimasto completamente sconosciuto e altro. Ho scritto 3 anni fa, pubblicato il maggio scorso, quel libro sull'Elio Basso, che l'Elio Basso è, parere mio, uno dei più grandi dirigenti, non solo socialisti italiani, ma un arco di interessi su tutte le tematiche, che, per cui è difficile classificarlo, no? Chi era, insomma, al pensiero politico, al pensiero teologico, all'altermondialismo, come diciamo, insomma, ai diritti dell'uomo e della donna, diciamo, oggi in tutto il mondo, e sono passati del tutto inosservati. Ho scritto un librino su Rosa Luxemburg, scritto 3 anni fa, rimasto, nella prima pagina spiego la storia di questo libro, doveva uscire con altri e poi è rimasto solo questo testo. E un libro piccolo ma denso di significato, non è che si legge in mezz'ora, neanche in un'ora. Ringrazio per il complimento. E questo suscita un certo interesse, per cui mi ha permesso, insomma, di girare da varie parti. Sono stato in una sede del PCL, in una sede dell'AMPI, in 2 sedi dell'ARCI, in una casa del popolo, in vari circoli di Rifondazione come oggi e altro, no? Sarebbe bello se le barriere che abbiamo a sinistra scomparissero un po', no? Per cui se c'è una riunione o un dibattito in una sede partecipassero anche coloro che sono iscritti a altri partiti, o insomma, perché sarebbe opportuna una discussione collettiva. Invece siamo un po' purtroppo chiusi per vicende varie, le rotture, le scissioni, le polemiche. Tu 20 anni fa hai detto, tu hai fatto, 30 anni fa io ero più a sinistra di te, o altre piacevolezze. Parole sante. No, ma purtroppo siamo malfatti, segretario, non so, c'è qualcosa che non funziona, insomma. E comunque, insomma, io ho scritto questo libro, insomma, su Rosa Luxemburg, che ha avuto 2 meriti. Il primo, quello che ho detto, mi ha permesso e mi permette di fare questi giri, no? Sarò a San Gimignano giovedì prossimo, saluto, o segui, a Genova sabato, a Verona e a Trento la settimana successiva. A maggio dovrò andare a Roma, insomma, ho partecipato al convegno nazionale che Rifondazione ha fatto a Roma, forse avete visto, prima dell'ultimo comitato politico e altro, insomma. Il secondo, che siccome sono 100 anni dalla morte, non è uscito praticamente niente, tranne un'antologia bella, parere mio, che Liguori ha fatto, Liguori è uno storico importante, insomma, che ha fatto raccogliendo alcune sue opere, ma con i testi di tanti anni fa, insomma, quindi non aggiunge molto. Da questo punto di vista è una delle poche cose, una persona che non sappia chi è questa donna eccezionale, che non sappia che cosa ha fatto, che non la metta nel contesto storico in cui è vissuta e purtroppo morta, eccetera, leggendo queste 100 pagine, guardando queste bellissime foto in fondo, no? Ce ne sono alcune bellissime, quella del comizio che lei tiene, unica donna sul palco, questa della riunione della Seconda Internazionale, tutti i dirigenti uomini, solo lei donna, per esempio, no? La bravissima, eh no, è incredibile questa capacità sua, anche se non si è mai presentata come donna, no? Lei era una militante alla pari degli altri, eccetera, non c'è uno specifico femminile in lei, magari viene fuori dalle lettere, dalla personalità, dall'intimo, ma insomma, questo, insomma, permesso, insomma, di uno che legge queste 100 paginette molto limitate, le dovesse scrivere oggi le farei meglio, le amplierei, eccetera, sa chi è questo personaggio, eccetera. Insomma. Allora, il libro è diviso in capitoletti. Ognuno dei capitoletti ha un tema. Il primo dice: perché questo genio eccezionale, insomma, perché questa donna che Lenin ha definito aquila? Quell'espressione bella, no? Che è divertente anche. Un'aquila può volare più in basso di una gallina, ma una gallina non potrà mai volare più in alto di un'aquila. L'avete sentita, credo, qualche volta. E Rosa era un'aquila. Ha sbagliato, Lenin elenca tutti gli errori che secondo lui Rosa Luxemburg ha fatto, ma era un'aquila e dice
tutte le formazioni comuniste, soprattutto i giovani, devono leggere le sue opere come base per la ricostruzione, per la costruzione, allora si diceva, del movimento comunista. Trotsky usa aggettivi simili e dà un giudizio simile in uno scritto molto bello titolato Giù le mani da Rosa Luxemburg. Allora, perché questo fatto? Perché lei è entrata in polemica con l'ortodossia comunista, insomma, prevalente su una serie di punti, e a partire da pochi anni dopo la sua morte, dei primi anni 20, viene considerata eretica sostanzialmente, ma quindi viene messa in un angolo. Il Partito Comunista Tedesco la mette in un angolo, mette la sua memoria, insomma, in un angolo, mette in un angolo quelli che la seguono. Nella Internazionale Comunista si dice lei ha fatto degli errori gravi, le supposizioni semi-bolscevichiche e trotskiste, quindi anche lì Stalin la colloca contro il mondo. Tanto che le sue opere non vengono quasi pubblicate, cioè hanno pochi testi con i suoi scritti. In Italia solo una grande personalità, parere mio, quell'Elio Basso che vi ho detto, ha la convinzione invece che in lei vi siano delle cose importantissime e la vede come l'unica grande continuatrice di Marx. No? Nelle sue opere Basso dice l'unica vera continuatrice di Marx, del pensiero di Marx, la dialettica di Marx è Rosa Luxemburg. Può essere d'accordo o meno. Non do a questo libro giudizi di alcun tipo, insomma, ogni persona deve essere libera di valutare come meglio pensa. Torna, diciamo, viene conosciuta negli anni 60, gli anni in cui il segretario e io eravamo giovani, in cui c'è un movimento che rimette in discussione tutto sostanzialmente, no? Che sconvolge tutto il pensiero riconosce in Rosa Luxemburg una serie di aspetti molto importanti. Nel 62 esce un'antologia con i suoi scritti, curata da un socialista di sinistra, Luciano Amodio, partito socialista nella sua sinistra, quella che farà il più, che sarà più, no, guarda con grande attenzione a questa. E nel 67 esce una grande antologia di Lelio Basso. Ancora oggi che volesse studiare Rosa, ha con questo libro di oltre 50 anni fa come testo fondamentale, sostanzialmente. Una traduzione di 130 pagine, bellissima, e poi vi sono le principali opere politiche, non quelle economiche. Insomma, Rudi Dusche, lo dico sempre, insomma, che è stata la più grande mente del movimento studentesco europeo che i fascisti hanno ucciso, perché sapete, muore in seguito a un attentato che i fascisti gli fanno nella primavera 68 a Berlino, dice, insomma, vede Rosa Luxemburg la mente più alta nell'ultimo discorso di Rosa Luxemburg, una forma di testamento politico che è la base, lui dice, per la ricostruzione di una sinistra nel rapporto tra il vertice e la base, no? Tra gli iscritti, i militanti, quelli che fanno attività politica quotidiana, i dirigenti, che devono essere molto connessi fra loro, no? Distaccati come in tanti casi, anche nei piccoli gruppi a volte capitava questo, e non solo nei grandi partiti. Quindi, insomma, c'è questa figura così importante. Sapete che ogni anno il 15 gennaio a Berlino fa un freddo boia in quel periodo, c'è l'anniversario della sua morte, c'è una grande manifestazione internazionale in cui la sinistra, una volta tanto ricomposta, sfila davanti al monumento che ricorda lei, Karl Liebknecht e gli altri spartachisti assassinati vigliacamente nella settimana di sangue del gennaio 1919. Stanno facendo 100 anni, quindi avrebbe una particolare importanza. Il libro prende poi i vari temi, no? Rosa Luxemburg nasce nel 1871 in Polonia. La Polonia allora non era unificata, era divisa in tre pezzi, il pezzo russo, il pezzo austriaco e il pezzo tedesco. Sta alcuni anni in Polonia, viene dalla famiglia ebraica, c'è anche una paginetta che dice, guardate che oggi c'è la questione palestinese, no? Che è una questione drammatica, bombardano Gaza tutti i giorni, assassinano gente a Gaza ogni giorno, una vigliaccheria
terrificante, insomma, gli ha sempre detto due popoli e due stati. No? Non si possono spostare da una casa all'altra perché abbiamo una conferenza, cioè escono la mattina non sanno se tornano la sera. Perché... Poi per passare un po' sì, di blocco, sì, per andare a lavorare sì, devono sì. svegliarsi alle 4 di mattina sì, sì. e altre forme assurdo. Simili, insomma, ne abbiamo sempre detto due popoli e due stati, insomma. Sì, sì. E comunque nel movimento socialista, nella formazione del movimento socialista, la componente ebraica è stata molto forte. Sapete che Marx, Trotsky, Lukács, Benjamin, sì. Luxemburg e mille altri sono di famiglia ebraica, di derivazione ebraica, quindi hanno nella loro formazione la cultura ebraica come un elemento importante. C'è una spiegazione anche, insomma. Lei nasce nel 71, molto giovane, si trasferisce in Svizzera. Trasferisci in Svizzera, racconta la palla, dice: sono di famiglia ebraica, mi voglio convertire al cattolicesimo, i miei non mi lasciano perché sono ebrei, che non vogliono che mi converta, allora grazie a un prete riesce a passare il confine e finire in Svizzera. In Svizzera studia, allora la Svizzera, a differenza di oggi, no? Era oggi un paese di grande, insomma, con grandi banche, con cioccolato e con mille altri aspetti importanti. Ma era un paese di cultura molto alta, c'erano tutti, diciamo, gli esuli europei, no? Quelli che i singoli stati, le singole dittature sbattevano in carcere, in Siberia, eccetera, eccetera, scappando andavano in Svizzera, che era una terra libera, autonoma, eccetera, eccetera. Addio Lugano Bella, cantavano gli anarchici, no? Addio Lugano Bella. E, insomma, c'era quindi questo aspetto. Lei qui studia, ha una formazione, per lei è un passaggio dalla provincia, da un piccolo centro a un centro invece di grande discussione culturale, politica, economica, teorica. Studia un po' l'equivalente di quello che scienze politiche oggi, grosso modo. C'è la sua tesi di laurea sulla Polonia, in cui lei, unica socialista, la faccio breve perché penso che verso le 8 le cuoche ci diano cena. Io non so tanto bene, devo mangiare poco, quindi non vi offendete, non faccio complimenti. Proprio sono un po' malandato. Anche tu? Allora facciamo coppia. Siamo vecchi. Siamo messi bene. Siamo vecchi. Io facciamo le uve. A 68 anni no, perché lui... Lui è un ragazzino, un bellone, sembra Londra negli anni 60. Sembra Londra, Carnaby Street, quegli anni. Lei è io. È vero, Maurizio. Allora, comunque, insomma, lei è contraria all'indipendenza polacca, mentre tutti i partiti socialisti, l'internazionale, sono in Malmaca, lei esprime una tesi contraria dicendo che il problema fondamentale è un problema di classe, che la Polonia non si può riunificare perché le tre zone sono economicamente legate ai tre paesi di cui fanno parte, eccetera. E qui c'è un attacco, se molto forte, a quello che è il nazionalismo, diciamo, no? Un elemento che oggi mi sembra sia abbastanza presente. Rinasce in un modo drammatico. I fantasmi tornano sempre in un modo peggio. È drammatico. Comunque, la faccio breve perché potrei andare avanti due ore su questo, insomma. Quindi è in Svizzera. Vuole andare in Germania. Germania perché? Perché in Germania c'è il più grande partito socialista di quel tempo, partito che è il modello per tutti i partiti socialisti del mondo intero. Per andare in Germania combina un matrimonio fasullo sulla carta con il figlio di amici suoi e riesce a diventare cittadina tedesca grazie a questo matrimonio. Va in Germania e diventa immediatamente un attivista importante del Partito Socialdemocratico. Tutti i partiti si chiamavano Socialdemocratici tedeschi, che era il più grande partito del mondo, quello dove fino al 95, insomma, dove l'erede di Marx e di Engels, Kautsky, era l'esponente più importante. Qui entra immediatamente in polemica, è la prima opera di grossa importanza che lei scriva, Riforma sociale o rivoluzione? Domanda. Con Bernstein, che è un dirigente molto importante del Partito Socialdemocratico, che in alcuni articoli conia
la teoria, l'impostazione che verrà chiamata revisionista. Molto spesso, no? Noi, no, anche nelle nostre discussioni abbiamo usato questi termini. Revisionismo significa, nei fatti, allontanarsi dall'ipotesi primitiva di Marx, eccetera, eccetera, per scegliere frasi di altro tipo. Bernstein è stato in Inghilterra, un dirigente socialista importante, dice sostanzialmente a fine 800, scrive articoli fra il 96 e il 98, pubblica un librone nel 99. Dice, la teoria di Marx, a cui il Partito Socialista continua a richiamarsi, è superata, perché uno, Marx ha previsto una contrapposizione sempre più forte fra capitalisti da una parte e proletari dall'altra. Il manifesto dice questo, manifesto del 48. Non è così, perché sempre più vi è un ceto medio che sta diventando importante e che si colloca fra i due strati opposti. Primo elemento. Seconda questione, Marx ha parlato di una crisi. In Marx e poi ancora in Engels c'è la convinzione che il capitalismo produca di per sé stesso, per il tipo di economia che ha, perché produce e non riesce a vendere tutto quello che produce, delle crisi cicliche, per cui ogni X anni c'è una crisi che comporta povertà, disoccupazione. Per dare un consiglio cinematografico, se andate al cinema qualche volta, è uscito in questi giorni un film che si intitola Peterloo, che parla del primo massacro che gli operai inglesi hanno subito nel 1818. Se vi capitasse, andatelo a vedere, perché... No, magari lo proiettiamo qui, se è adesso è appena uscito, quindi prima che ci sia... Intanto abbiamo un programma di film. Ma comunque, se lo potesse trovare, dura 2 ore e mezza, ma è molto didattico, no? Che proprio la contrapposizione di classe, i lavoratori, la fame dopo le guerre contro Napoleone, la povertà, la disoccupazione, le prime fabbriche tessili a Manchester, i telai, il movimento operaio è nato con il tessile, no? Alcuni sanno, insomma, e altro. E poi il massacro finale, tragico, con una scena etica, carica con le baionette, con le sciabole, con i lavoratori. E comunque, insomma, Bernstein dice questo, dice anche, allora, l'ipotesi rivoluzionaria che rappresenta in Marx è un'ipotesi superata. Qual è la strada che il movimento socialista deve seguire? Quella di riforme progressive, parziali e di un miglioramento progressivo, che si attua in 2 modi, con il movimento sindacale e con la presenza istituzionale, consiglieri comunali, il Parlamento che fa delle leggi, eccetera. No? Non dice non si arriva al socialismo e altro, ma dice si può arrivare al socialismo solo attraverso una progressione legislativa, una crescita politica progressiva che ci porterà ad avere leggi diverse, eccetera. Tenete conto che allora tutti i socialisti hanno la convinzione che inevitabilmente il socialismo vincerà, no? Perché la storia produrrà la vittoria del movimento socialista e quindi è questione di anni, ma si arriverà a questo, perché i lavoratori saranno sempre di più, i loro diritti saranno sempre maggiormente richiesti e quindi sarà. Ecco, Rosa Luxemburg, in questo libro c'è la frase centrale, che è quella che dice il movimento è tutto, il fine è nulla, no? Forse l'avete sentita più di una volta. Cioè, conta solamente l'azione politica, non conta il fine socialista, no? Noi dobbiamo lavorare quotidianamente in questo mondo. Rosa, che allora ha 27 anni, quindi è relativamente giovane, no? Rispetto, insomma, i dirigenti, quelli con la barba lunga, importanti, insomma. Scrive una lettera a un'amica in cui dice io darei metà della mia vita per poter controbattere le tesi di Bernstein che vuole distruggere il movimento socialista, che vuole cancellare la prospettiva socialista. E dice io voglio dimostrare con i miei scritti che il capitalismo si romperà il collo e che la teoria della crisi è assolutamente una teoria ancora oggi valida, perché il capitalismo inevitabilmente, dice lei, produce le crisi. Scrive degli articoli che vengono pubblicati su un quotidiano tedesco, Leipziger Zeitung, che io conosco tedesco,
Siamo a posto. Che poi vengono raccolti in questo libro, Di forma sociale, o rivoluzione, in cui dice la storia della crisi non è assolutamente finita, il movimento socialista si deve dare il fine, conta il fine, no? E assolutamente le teorie di Bernstein devono essere cancellate, le chiederà addirittura che venga espulso dal partito, cosa che non accadrà, perché sono le teorie che ci portano alla dissoluzione dell'idea socialista, della prospettiva socialista, della finalità socialista. Degli Obasso dice, le teorie del Ruso si dimostrano vere perché nei primi del Novecento le crisi ripartono, ripartono i grandi scioperi, riparte il movimento di marzo, eccetera, ci sarà purtroppo una guerra tragica alla fine di questo. Ma anche se alcune cose possono sembrare un po' vecchie, Basso scrive nel 66, quindi sono passati, dice, 70 anni neanche, per noi sono passati 120, quindi ancora di più. Anche se alcune cose possono sembrare superate, conta il metodo, perché quello che in Rosa Luxemburg viene fuori già in questo scritto relativamente giovanile, a 27 anni, ripeto, è il metodo marxista che lei sola, fra tutti quanti, neanche Kauss, che era considerato l'erede di Marx, Basso dice neanche Engels, perché Basso ce l'ha un po' con Engels, se voi volete se ne parla, rischiamo di saltare il primo. Porta con sé, insomma. Il metodo marxista è quello della cosiddetta totalità, cioè quello per cui le singole lotte, le singole questioni devono tutte essere collegate fra di loro e devono tutte essere finalizzate alla finalità socialista, cioè quella della costruzione di una società diversa. Lei dice il fine è tutto, è il fine. Qualunque azione che si faccia deve avere come fondamento il fatto che si vuole arrivare a una società che sia qualitativamente diversa rispetto alla società esistente, società socialista e non il capitalismo, di cui lei vede tutti i mali, sembra quasi che abbia la sfera di cristallo. Quindi questa è la prima grande opera che la lancia, no, diciamo, nel movimento socialista, lo dico come... ci sono dei dirigenti socialisti internazionali importanti che... scrivono in Germania per farsi mandare gli articoli che lei ha pubblicato, perché non la conoscevano, non sapevano, e trovano in lei degli elementi molto innovativi, no? Che è questa giovane così brava, così colta, così capace, eccetera. Uno. Due. Nei primi del Novecento ripartono, come vi ho detto, grandi scioperi, grandi lotte di massa, eccetera. C'è lo sciopero del 1902 in Belgio, che chiede il diritto di voto maschile. E i lavoratori vengono massacrati, fanno scioperi di lunghissima data, vengono ridotti alla fame perché le classi dirigenti, come nel film che vi ho detto, non vogliono concedere il diritto di voto. No? Quindi ne abbiamo molti torti nella nostra storia, lui ne ha ricordati alcuni, ma abbiamo anche dei grandi meriti, insomma, di aver condotto battaglie democratiche, prima il diritto di voto per gli uomini, poi per tutti, uomini e donne, poi l'eguaglianza, insomma, che restano nella storia, qualunque cosa accada, non dovrebbero rimanere, insomma. E che non questo, nel 4 c'è lo sciopero, ci sono degli scioperi di massa in Italia molto forti, in Svezia e in altri paesi, ma soprattutto nel 10 ci saranno degli scioperi fortissimi in Germania, di settori sociali diversi, di categorie diverse, eccetera, ma la cosa più importante è il 1905, perché in Russia nel 1905 c'è quella che viene chiamata la prima rivoluzione del mondo. Arriva anche l'acqua, c'è tutto. Grazie mille. E c'è la prima rivoluzione russa. La Russia, sapete, ha perso la guerra contro i giapponesi, cosa considerata per motivi di razza impossibile perdere contro un popolo del terzo mondo, inferiore, noi che siamo europei, cristiani importanti, eccetera, e c'è una crisi sociale e politica molto forte in Russia e ci sono dei grandi movimenti di massa che sono sconfitti poi, no? Come alcuni di voi hanno visto sui vecchi libri, no? Quando il PC faceva i vecchi libri, i vecchi inserti su Rinascita, su Unità, eccetera,
le foto della cosiddetta domenica di sangue, di sangue in cui la gente che manifesta a San Pietroburgo viene massacrata, ci sono tutti i corpi sulla neve, eccetera. Però Rosa Luxemburg vede in questa sconfitta, e tale è, un elemento fondamentale. Prima questione, è nata una struttura che per lei è una struttura centrale, cosiddetti Soviet. Soviet sono i consigli operai, insomma, sostanzialmente, lei dice, questa struttura è un elemento fondamentale nel movimento socialista. Due, questa non è l'ultima battaglia di un passato, ma è la prima battaglia di una fase che si apre. Tre, la Russia, che era sempre stata considerata, anche da Marx, da Engels, un paese arretrato, indietro rispetto a tutti gli altri, eccetera, oggi è l'avanguardia della classe operaria internazionale. Perché quello che è successo in Russia, dice lei ottimisticamente, insomma, si riproporrà inevitabilmente in tutti i paesi, anche in quelli occidentali, nel giro di breve tempo. Quindi è il primo segno di una tendenza rivoluzionaria, dico quello che dice lei, insomma, che inevitabilmente si manifesterà, che diventerà sempre più ampia nel mondo. Insomma. Nel mondo allora voleva dire l'Europa, in gran parte. C'è uno strumento anche oltre ai soviet che è divenuto fondamentale, è lo sciopero di massa. Alcuni libri dicono lo sciopero generale, altri lo sciopero di massa. Insomma, vai. Comunque, lo sciopero di massa non è la spallata anarchica, dice lei. Lei polemizza fortemente con gli anarchici che hanno un po' questa concezione della rivoluzione. Domani mattina tutti in piazza, brum, no? Ecco. Ma non è neanche l'ipotesi socialdemocratica di uno sciopero di un giorno per avere questa determinata cosa. È una crescita progressiva che deve diventare sempre più ampia dal punto di vista numerico, ma deve diventare sempre più ampia perché forma la coscienza operaia, forma una coscienza rivoluzionaria nelle masse che prendono parte a questo. Lei ha la convinzione che solo, e questa la differenzierà, ne parlo subito, da Lenin, che solo la lotta, l'impegno possa produrre un aumento di coscienza e un aumento anche quindi conseguentemente organizzativo. Se non sono chiaro qualcosa poi me lo dite. Conseguentemente a questo c'è la polemica con Lenin. Io non dico che abbia ragione uno, l'ha pregato Lenin, uno mi ha chiesto, ma chi aveva ragione? Lenin o Rosa Luxemburg? E a Bergamo c'è uno che si è arrabbiato, mi spiace, dicendo che attaccavo Lenin, che dicevo delle brutte cose su Lenin, non bisogna, eccetera. Non avevo assolutamente intenzione di questo tipo, anzi. Ma c'è oggettivamente in quegli anni, nel movimento socialista internazionale, una polemica di fondo su quelle che devono essere le caratteristiche del partito. No, anche noi nel nostro piccolo abbiamo mille volte discusso di fatti di questo genere, come deve essere la democrazia, l'alto, il basso, i dirigenti e altre faccende del genere, ma insomma c'è questo. Allora, nella sostanza la metto proprio, che ci vorrebbe un giorno intero al minimo, insomma. Nel 1902 Lenin scrive un'opera delle sue 4-5 opere fondamentali, Il che fare. Quando c'era il PC, il PC faceva i cofanetti in cui c'erano le 4 opere fondamentali di Lenin, vi ricordate, credo, no? Il che fare era una delle 4 opere in cui dice che la classe operaia arriva al massimo nelle sue lotte, anche le più acerrime, eccetera, eccetera, a una coscienza che possiamo chiamare trade unionistica, cioè di tipo sostanzialmente sindacale. Non arriva a una coscienza politica rivoluzionaria. Qual è il soggetto che può portare alla classe operaia questa scienza rivoluzionaria, la coscienza rivoluzionaria, l'organizzazione rivoluzionaria? Cioè è il partito. È il partito esterno, quindi è quella cosiddetta coscienza esterna. Questo è oggettivo nel che fare di Lenin, no? Che poi è una parte, perché poi il Lenin dei soviet, secondo me, è diverso nel 17, insomma. È una mente molto duttile che ha una capacità di modificarsi a seconda delle situazioni politiche, eccetera. Comunque, insomma, dice questo. Pertanto occorre un'organizzazione
rivoluzionaria ferrea. I militanti devono essere militanti a tempo pieno, devono essere militanti votati integralmente alla causa rivoluzionaria. E il partito deve essere un partito strutturato con un comitato centrale, con un gruppo centrale, a cui i gruppi periferici devono attenersi. Il comitato centrale elabora la linea politica e i gruppi periferici devono eseguire la linea politica del comitato centrale. D'accordo? Questa è l'ipotesi del partito. Lenin, Rosa, Trotsky, Rosa Trotsky allora aveva 25 anni perché è del 79. Nel 1904 pubblica due libri, il più importante dei quali è I nostri compiti politici, in cui con un atteggiamento di durezza estremo attacca frontalmente Lenin, lo accusa di tutti i mali, usa aggettivi anche molto duri contro di lui, usa, Lenin ha detto, il socialdemocratico, il partito si chiamava socialdemocratico, è il giacobino indissolubilmente legato alla classe operaia. Noi siamo come i giacobini della rivoluzione francese. Scusa, ma è Trotsky che parla in questo momento, Rosa? Non ho capito questo, è chiaro. Io mi chiedo scusa. Trotsky, quest'opera, nel 1904, i nostri compiti politici, attacca Lenin su questa cosa, sulla identificazione fra i giacobini della rivoluzione francese e il partito di oggi, dicendo che ci sono differenze fondamentali, crederti cupo. No, ma è giusto. Ho fatto l'insegnante 40 anni, quindi anche a scuola dicevo sempre: se non mi spiego è colpa mia, se non capite è colpa mia. Quindi, per carità, che ben venga. Dice questo. E accusa sostanzialmente Lenin di un elemento che è il cosiddetto sostitutismo, che non è una parolaccia difficile, vuol dire nella concezione di Lenin il partito politico si sostituisce sempre di più alle masse. E c'è quel passaggio di Trotsky che dice: perché il comitato centrale domina sulle masse, la direzione domina sul comitato centrale, una sola persona domina sulla direzione. Rosa Luxemburg scrive un'opera sostanzialmente di problemi di organizzazione della socialdemocrazia russa, siamo nel 1904, una delle sue opere fondamentali, in cui ha concetti molto simili a quelli che usa Trotsky in questa fase. Accusa Lenin di autoritarismo, accusa Lenin espressamente di avere una visione da caserma, di volere una disciplina da caserma nel partito, di volere una disciplina ferrea, e sostiene, potrei andare a cercare i pezzi, ma la farei troppo lunga, taglio molto, che la coscienza nelle masse, l'organizzazione nelle masse, eccetera, deriva solo dalle lotte che le masse fanno e dal fatto che le masse crescano su queste lotte. Non si tratta di, per carità, è talmente... No, ma se sono... già fanno una lotta, è già tanto. Perché... Oggi siamo ai dibattiti fra quegli imbecilli di Verona che dicono scemenze e altri che fanno i tweet. Allora siamo a un dibattito fra Lenin, Trotsky e Rosa Luxemburg. No? Quindi è come, non so, vedere giocare insieme Messi, Ronaldo e Neymar, per chi ama il calcio. Siamo proprio ai livelli... No? vedere correre insieme coppie Bartali. Magari facciamolo scorrere e poi facciamo le domande. No, grazie. Allora, insomma, c'è questo, insomma, in cui lei, insomma, sostanzialmente sostiene un elemento di questo tipo. C'è quella frase famosa che avrete sentito in quest'opera, in cui dopo aver criticato fortemente Lenin, eccetera, dice: contano più gli errori di un movimento reale di massa della migliore risoluzione del migliore comitato centrale. L'avete letta sicuramente da mille parti. Parole sole. No. Lenin risponde con un'altra opera, un passo avanti, due passi indietro, in cui dice: guardate che un'organizzazione, non solo di partito, ma di qualunque tipo, si deve reggere su delle regole. Io non ho fatto nulla di particolare, ho solamente elencato nella mia opera le regole su cui si deve reggere un partito. Ed elenca tutti gli errori che i movimenti precedenti hanno fatto, di disorganizzazione, di pasticcio, di casini interni, ma tutta la cronistoria, no, di quanto accaduto negli anni precedenti al 1904.
chi ha ragione, chi ha torto, è inutile stare a dare i voti come a scuola, ma c'è inevitabilmente, insomma, un dibattito gigantesco che però vede due concezioni diverse. Poi Trotsky piegherà sulla concezione di Lenin negli anni successivi. Gli leninisti dicono che la struttura di Lenin è l'unica che ha permesso di arrivare a una rivoluzione, quella del 17. La concezione lussemburghiana dice sì, ma questa vi sono dei pericoli di autoritarismo, di centralismo, di verticalismo, di bla bla bla, che poi si sono manifestati purtroppo, no? Anche in Unione Sovietica, in tutti i paesi, per mille motivi che anche qua richiederemo un giorno, e che evidentemente qualcuno vede le radici, no, nelle concezioni che sono state espresse. Ecco, Rosa in questa fase viene nominata nel 1907 insegnante alla scuola di partito del Partito Socialdemocratico Tedesco. Insegna economia. Da queste lezioni verranno tratti poi tre libri sull'economia di Rosa Luxemburg. Uno verrà pubblicato a fine anni 20, uno del 13 e l'altro del 14. Il libro più importante si intitola L'accumulazione del capitale. Ecco, non è presente né nell'antologia di Amodio 62, né in quella di Legno Basso 67, né nella più breve antologia che Liguori ha fatto a questo tempo. Le opere economiche non sono mai uscito un librone delle Einaudi dell'80, mi sembra, che pubblicava L'accumulazione del capitale con la prefazione di un grande economista marxista, Suisi, Paul Suisi, direttore di una rivista marxista importante, che la Monthly Review, che insomma esponeva le concezioni economiche di Rosa, eccetera. Questa opera di Rosa Luxemburg suscita delle critiche enormi. Tutti la criticano, Lenin la critica, Bukharin la critica, Ilferdin la critica, gli economisti liberali naturalmente la criticano, eccetera. Problema qual è? Il problema è che già nei primi dell'Ottocento, Marx è morto da 20 anni, da meno di 20 anni, si incomincia ad intravedere che la concezione che Marx ha espresso nel primo libro del Capitale sembra essere superata un po' nei fatti, che l'economia è cambiata profondamente. Tanto che un economista liberale, Hobson, conia il termine imperialismo, che poi verrà usato da tutti, no? Siamo entrati nella fase imperialistica. Sapete che Lenin scriverà all'inizio della guerra un testo di quei quattro fondamentali che dicevamo prima, in cui conia, insomma, la categoria di imperialismo, conia, insomma, elabora la categoria di imperialismo dal tuo punto di vista, e ci sono quei famosi 5 punti, perché Lenin ha la capacità didattica, diciamo, enorme, no? Proprio cristallina il modo in cui scrive, no? Sono i 5 punti fondamentali che dicono sostanzialmente che sta crescendo il capitale finanziario e diventa più importante il capitale industriale, che si fondono capitale industriale e capitale finanziario, che le grandi potenze del mondo tendono sempre di più a dividersi i mercati del mondo e che entrano in conflitto l'una con l'altra per dividersi i grandi mercati del mondo, perché devono vendere sui grandi mercati del mondo la produzione che sempre maggiormente avviene nei loro paesi. Sono gli anni in cui la Germania sta crescendo enormemente, no? La Germania è negli ultimi decenni dell'Ottocento la quarta potenza del mondo, diventa negli anni 90 la terza, nei primi del Novecento diventa la seconda potenza del mondo. Quando una potenza diventa forte a livello economico cerca sempre poi di espandersi a livello geopolitico. La Cina, tanto per intenderci, oggi sta cercando mercati in Africa, sta aprendo mercati con il mondo europeo, eccetera, eccetera. La Germania allora è arrivata ultima a spartirsi le colonie, per cui delle colonie prende dei pezzettini ed entrerà in conflitto con l'Inghilterra, no, accusando di aver preso la gran parte della torta, eccetera. Rosa, appunto, in questa accumulazione del capitale, che dico sempre è un libro leggibile nella parte storica, perché
che spiega come i paesi europei si sono espansi a livello internazionale, come hanno conquistato le colonie, come hanno modificato. È difficilissima, almeno per uno come me, dal punto di vista economico, non si rimane bloccati. Prende gli schemi di Marx del secondo libro del Capitale, schemi di accumulazione primaria e secondaria, del secondo libro del Capitale, che sapete non è pubblicato da Marx ma da Engels, perché Marx muore e Engels pubblica il secondo e il terzo libro del Capitale sugli appunti di Marx. Opera meritoria, ma non sappiamo come Marx avrebbe prodotto definitivamente quest'opera. Dice una cosa anche qui metodologicamente importantissima, perché in un mondo in cui tutti dicevano, nel mondo socialista, che Marx era infallibile, che non sbagliava mai, che non poteva essere messo in discussione, questo genio di donna dice che Marx c'è un vuoto, c'è un buco, c'è qualcosa che non va. Marx arriva fino a un certo punto e poi manca un pezzo. Può essere vero, può non essere vero, Lenin dice che non è vero, altri anche dicono no, sei tu che non capisci, che ti sbagli. Ma metodologicamente è importante perché è il mettere in discussione il dogma, no? Mettere in discussione la verità assoluta, insomma, come un cristiano, come so, Lutero nel Cinquecento che dice sì. No, nella Chiesa sono alcune cose che non sono quelle che il Papa dice, insomma, sostanzialmente, no? Si produce quel boato che è venuto. Allora, lei dice, Marx ipotizza una società capitalistica in cui ci siano solamente i capitalisti da una parte, piccolo numero, e i proletari dall'altra, numero sempre più alto. Dice, il capitalismo non regge economicamente su questo. Regge solamente se riesce a vendere i propri prodotti, a intervenire sulle aree che nel gergo dell'economia, nel gergo marxista, vengono chiamate precapitalistiche. I ceti precapitalistici cosa sono? I piccoli contadini, gli artigiani, quelli che la grande industria capitalista ha messo in un angolo, no? E questi ceti sono stati emarginati. Oppure la gran parte di paesi del mondo in cui il capitalismo non è ancora arrivato. In Africa non c'era, in Asia non c'era, in America Latina non c'era, piccoli tratti, eccetera. Quindi il capitalismo si regge solo sullo sfruttamento, forse un termine che lei non usa, termini più appropriati dal punto di vista economico di questi paesi. Per cui le grandi potenze del mondo entrano in conflitto le une con le altre perché devono cercare di conquistare questi mercati. Però questa torta a un certo punto finisce, no? Quando sarà finita la torta, le potenze europee, le grandi potenze, c'erano anche gli USA allora, che erano già diventate le grandi potenze, per rimanere in vita, per reggersi, che cosa dovranno fare? Dovranno entrare in conflitto l'una con l'altra. E qual è la questione che verrà fuori là? La guerra è inevitabile, dice lei. Inutile stare a fare le raccomandazioni dei congressi socialisti sulla pace, sulla fratellanza tra i popoli, sui lavoratori che sono tutti fratelli gli uni con gli altri, eccetera. La guerra è inevitabile e le grandi potenze del mondo, la Germania, l'Inghilterra, la Francia, gli Stati Uniti, la Russia, sono inevitabilmente portate a sviluppare sempre di più quello che è la politica militarista. Credo che in nessun caso ci sia stato nel movimento operaio un interesse per il cosiddetto militarismo e una preoccupazione per il militarismo come in questo gruppo tedesco di socialisti allora di sinistra. Io pronuncio lì, non so quale sia la pronuncia, e Rosa Luxemburg e altri sulla questione militarismo. Karl Liebknecht scrive addirittura un testo nel 1907, che è un testo che viene considerato così antinazionale, così provocatorio, che lo prendono e lo sbattono a carcere un anno e mezzo, solo per aver scritto il libro, figlio di un grande deputato socialista, eccetera, eccetera. In cui loro vedono nel militarismo, e credo che oggi dovremmo guardare un po' l'industria delle armi, la produzione di armi nel mondo,
insomma, la politica del presidente statunitense, come si manifesta, ma anche di altri paesi, non solo di quello e altro. Il militarismo ha la funzione di essere strumento fondamentale della politica imperialistica, perché serve a conquistare nuove terre, da confliggere con altri paesi. Ha una seconda funzione importante, che è la funzione di arma contro eventuali proteste interne, ribellioni interne, eccetera. L'esercito viene usato contro la classe operaia, almeno quegli anni. Contro chi lotta. Terza questione che preoccupa molto Karl Liebknecht: l'esercito ha una funzione ideologica, perché forma ideologicamente i giovani alle armi, come possiamo dire, all'obbedienza cieca in alcuni casi, all'autoritarismo e altro, no? Lo possiamo vedere anche nella nostra realtà di oggi, no? Sostanzialmente, come corpi speciali, come alcune forme, no? Io dico sempre che aver messo una norma per cui si entra in polizia, soprattutto dopo aver fatto i militari nelle guerre coloniali che noi facciamo all'estero, è una follia, perché forma i poliziotti in un modo molto preoccupante, no? Uno è stato 2 anni in Afghanistan, acquisisce una mentalità che non è la mentalità di questo mezzo anarchico, ma insomma è una cosa diversa. No? La Diaz, pensate alla Diaz a Bolzaneto, c'eravamo, molti di noi credo, a Genova, il 21 luglio 2001, no? Quando ci hanno dato un'ammazzata in Corso Italia, e siamo fortunatamente scappati interi, ma molti non sono scappati interi. Quindi questo elemento qua, no? Mi sembra che in nessun altro caso nessuno abbia mai avuto un'attenzione così forte per questo elemento, che resta un elemento, secondo me, importante, una lezione importante di questa gente. E Rosa dice che la guerra è inevitabile e il movimento socialista si deve attrezzare contro questa guerra. Infatti in tutti i congressi della Internazionale Socialista, la Seconda Internazionale, ci sono sempre alla fine i documenti finali contro la guerra. In alcuni si dice che il movimento socialista deve cominciare a pensare a rovesciare la guerra dei padroni, degli industriali, dei re, delle monarchie, in guerra di popolo, in guerra diversa. Viene in uso il termine di guerra civile, Rosa non lo usa, anche qui c'è una differenza, ma è sottile tra i due. Saltiamo la cena davvero, per colpa mia. No, ti preoccupare. Allora, la guerra maledettamente scoppia, lo sapete, scoppia fine luglio, primi agosto 1914. Ancora una volta lei analizza e dice la categoria della cosiddetta totalità di cui parlavamo prima per le opere precedenti. Questa guerra non è venuta fuori perché un nazionalista serbo ha sparato a un arciduca austriaco, quella è la scintillina, ma i problemi sono ben altri, sarebbe venuta fuori qualunque altro modo. Anche se avesse sbagliato il colpo, per dire, no? Certo. E è venuta fuori perché le contraddizioni fra le grandi potenze imperialistiche erano contraddizioni fondamentali che dovevano inevitabilmente portare alla guerra. Il movimento socialista, fino a pochi giorni prima, fa grandi manifestazioni in tutto il mondo contro la guerra. Sono manifestazioni di massa in cui si oppone allo scoppio della guerra, non era della classe operaia, la guerra dei poveri. Quando ci si trova davanti allo scoppio della guerra, tutti i partiti socialisti, tranne qualche caso, quello russo, quello serbo, parzialmente quello italiano e pochi altri, accettano la quello francese vota la guerra contro i tedeschi, il partito tedesco vota la guerra contro i russi e i francesi per difendere la civiltà, la culture tedesca, l'austriaco fa la stessa cosa, eccetera, eccetera. Per Rosa e per gli altri pochi socialisti di sinistra che si sottraggono a questa spinta nazionalista in difesa del proprio paese, della propria civiltà contro gli altri, questo è il colpo più duro
che il movimento socialista ha subito in tutta la sua storia, il crollo del movimento socialista, il tradimento definitivo, finale, da questo punto di vista, no? Anche qua c'erano già stati segni, alcuni voti dei socialdemocratici tedeschi per le spese, alcuni che sostenevano il colonialismo come elemento di civiltà per gli altri paesi, noi portiamo la civiltà a paesi inferiori, insomma, altre faccende di questo tipo, ma questo è il colpo, lei dice, definitivo, più grande, più potente, eccetera. Stessa sera, 4 agosto 14, in cui scoppia la guerra, quella la Germania dichiara guerra, un gruppetto di 4 gatti si trova a casa sua, deve capire che diavolo fare. La scissione di partito in lei è sempre sostanzialmente rifiutata. È una differenza da Jemina, sempre la rottura di partiti e le scissioni, stata quella tra bolscevichi e menscevichi, poi altre, come elemento centrale del proprio pensiero. Perché occorre avere un partito organizzativamente, ideologicamente netto, chiaro, che non può avere compromissioni di alcun tipo. In Rosa Luxemburg c'è una visione diversa, una rottura del partito che pure ha fatto queste brutte cose, insomma, produrrebbe inevitabilmente il fatto che ci si stacchi rispetto alle grandi masse e che rimaniamo sostanzialmente una piccola, rimaniamo un piccolo gruppo slegato rispetto alle grandi lotte sindacali, alle grandi questioni politico-sociali che ci sono. Si decide di fare una circolare interna che prende il nome di Lettere di Spartaco, che viene mandata a parecchi iscritti al partito dicendo: non è finito tutto, noi dobbiamo mantenere una posizione internazionalista, elemento fondamentale, cioè una posizione che non sia nazionalista tedesca, ma che sia internazionalista, che guardi al movimento operaio. Tenete conto che il povero Karl Liebknecht vota solo, unico, in dicembre contro le spese militari e la guerra, viene immediatamente preso e mandato al fronte, dopo pochi mesi lo prendono, lo mettono in carcere, passa tutto il periodo della guerra in carcere. Rosa Luxemburg, tranne un brevissimo periodo di pochi mesi, viene messa in carcere e passa, tranne quei pochi mesi, tutto il periodo in carcere. Già aveva avuto una condanna perché in un discorso contro il militarismo aveva usato espressioni che erano state considerate antinazionali, di tradimento della patria, facendo così. E passa tutto il periodo della guerra. In carcere scrive, oltre alle lettere di cui parlerò come ultima cosa, di due opere fondamentali: La crisi della socialdemocrazia e La rivoluzione russa. La crisi della socialdemocrazia è un'opera drammatica in cui vede il dramma della guerra, vede i militanti, i suoi amici, i suoi compagni, tra l'altro l'uomo con cui vive per un breve periodo, Hans Diefenbach, muore in guerra, lei scrive una lettera straziante a morte di questo, in cui lei dice: si riunivano tutte le migliori qualità intellettuali, morali di un uomo, insomma. Una lettera bellissima, una lettera d'amore post mortem, diciamo, insomma. C'è la drammaticità di questa situazione, il mondo è finito nella guerra. Qui è un giudizio mio, vale quanto vale, non sono né un filosofo né uno storico di professione, purtroppo, o altro, ma mi sembra ci sia un salto, no? In lei, in Trotsky, in Lenin, la guerra suscita questo salto, questa modificazione.